Pronto soccorso affollato anche ad Arezzo, la psicosi da coronavirus determina il fatto che appunto ci si possa rivolgere al pronto soccorso anche per i normali sintomi influenzali che sono assolutamente di stagione ma che dopo l'emergenza spaventano molto di più. L'allarme dopo i casi italiani di coronavirus che sembrano essere più numerosi in Europa per adesso è ormai alle stelle tanto che i riferimenti sanitari sul territorio, dal 118 alle guardie mediche e pronto soccorso, vengono subissati di richieste di intervento e accessi. Anche i numeri verdi messi a disposizione delle ASL sono presi d'assalto con richiesta di informazione e chiarimenti. Per adesso in Toscana non c'è nessun caso accertato, ma ce ne sono stati di sospetti. 17 i test effettuati dall'Unione Ospedaliera Microbiologia e Virologia dell'Ospedale Senese nella giornata di sabato 22 febbraio per casi sospetti di coronavirus, tutti con esito negativo. Un dato però in aumento rispetto ai giorni scorsi. E il coronavirus sta avendo effetti anche sulla mobilità degli studenti. Le gite scolastiche per direttiva ministeriale sono state tutte sospese. Il liceo Città di Piero di Sansepolcro avrebbe dovuto effettuarne una proprio in queste ore a Cannes, in Francia. I genitori, quindi i ragazzi, si sono presentati alle 7 di mattina con la valigia in mano di fronte al pullman pronto per partire, ma sono tornati tutti a casa. Altri studenti del liceo classico Francesco Petrarca di Arezzo, che invece si trovavano in Inghilterra da una settimana, torneranno a casa in queste ore, ma non si tratta di un rientro anticipato. Il suo figlio torna da una gita, da dove? Da Cambridge, da, Cambridge. da, da, da Londra, sì. là, eh? una settimana. Certo. Però ci hanno tranquillizzato che è tutto tranquillo, certo di ottemperare le, le misure piccole di igiene, lavarsi bene le mani queste cose qui che hanno dato a disposizione in questi giorni dei giornali, non creare troppi allarmismi. I studenti preoccupazioni per ora hanno consigliato di usare la mascherina agli aeroporti di lavarsi bene le mani con la macchina, magari di stare un pochino a distanza con le persone. Sì. Questi accorgimenti qui... Stasera torna, stasera torna, finalmente torna, se ne abbraccia.